Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlare di come ti devi allenare secondo la ricerca scientifica se vuoi fare forza, principalmente aumentare la forza, oppure se vuoi principalmente aumentare l'ipertrofia. Ovviamente c'è un pochino di overlap tra le due cose, perché se tu aumenti di forza, anche se ti alleni solamente nel rep range di forza, ovviamente più diventi forte e più crescerà il tuo muscolo. Stessa cosa anche se ti alleni nel rep range di ipertrofia, se tu ti spingi e ti forzi a aumentare il carico che sollevi anche nel range di ipertrofia, ovviamente starai aumentando la forza. Però cosa dimostra la ricerca scientifica? Che prendendo due gruppi diversi di lifter e sottoponendoli a diversi tipi di regimi di allenamento, ovvero hanno preso un gruppo e hanno fatto lavorare questo gruppo nel corso di 12 settimane solamente nel rep range dalle 1 alle 6 ripetizioni con carichi pari o maggiori al 75% del one rep max, del massimale di una ripetizione. Nel secondo gruppo invece hanno fatto allenare solamente nel range di ipertrofia, quindi il range ipertrofico dalle 8 alle 12 ripetizioni per set, con dei carichi tra il 40 e il 75% del one rep max, del massimale di una ripetizione. La cosa importante da capire è che in questo studio il volume totale che hanno fatto i due gruppi è equiparato, quindi era uguale, ovvero se dovevano completare 100 ripetizioni, quelli che hanno fatto nel range di ipertrofia hanno fatto, metti, 10 serie da 10 ripetizioni. Invece, quelli che sono allenati nel rep range di forza, metti, e hanno fatto ogni set 5 ripetizioni, ne hanno fatte 20 serie. Così che comunque il totale volume era 100 ripetizioni. Questo è quello che intendo quando dico che il volume era lo stesso. Questo vuol dire che la variabile del volume, che è importantissima quando parliamo della crescita muscolare, era uguale. Tra i due gruppi non c'è stata alcuna differenza tra la crescita muscolare. Quindi, per questa parità di volume, sia quelli che si sono allenati nel rep range esclusivamente di forza, dalle 1 alle 6 ripetizioni, con carichi molto intensi, e sia il gruppo che si è allenato nel range di ipertrofia con carichi un pochino più bassi, la crescita muscolare tra i due gruppi è stata identica. Quindi, tu, anche se ti alleni e gran parte del tuo volume è nel rep range di 1 a 6 ripetizioni, se tu ti alleni con lo stesso volume di uno che fa le ripetizioni del range di ipertrofia, comunque crescerai allo stesso tempo. Che cos'è che però è successo quando sono andati a guardare la forza? Che quelli che si sono allenati nel rep range di forza, tra l'una e le sei ripetizioni, hanno preso molta maggiore forza, quindi c'è stato uno sbilancio di queste due cose. La crescita muscolare è stata uguale, però quando sono andati a testare il massimale nuovamente di bench press e di squat per i due gruppi, hanno notato che i lifter che si erano allenati e concentrati sull'allenamento nel rep range di forza sono diventati più forti, ovvero nel massimale di una ripetizione ce l'hanno fatto ad aumentare di più il peso. Cosa ci riporta questo e per quale motivo ti dovrebbe interessare? Se tu specialmente vuoi essere un powerlifter, quello che ci dice la scienza è che se tu vuoi aumentare di forza, devi fare la maggior parte del tuo allenamento in questo rep range di forza. Un'indicazione generale è che tre quarti del volume totale che fai, se vuoi allenarti per forza, deve avvenire in queste ripetizioni da 1 alle 6 ripetizioni per serie, con un carico pari o maggiore al 75%. Questo per due cose. Primo, se tu ti alleni a sollevare carichi pesanti, il tuo corpo si abitua a sollevare sempre carichi pesanti e questo ti aiuta con la progressione. Secondo luogo, se tu ti alleni con carichi pesanti, anche tutta la struttura, la forma del tuo movimento, i tendini, i tessuti, oltre al muscolo, il sistema centrale nervoso, eccetera eccetera, se tu lo alleni specialmente in questo rep range di forza, ovviamente impara, progredisce e riuscirai ad essere più forte. Quindi se tu ti alleni per la forza, ti consiglio tre quarti del volume che fai di concentrarti nel rep range 1 a 6 ripetizioni con carichi dal 75% in su a ogni singola serie. Ovviamente i tempi di recupero, se tu ti alleni in questo rep range basso con intensità alta, in modo da comunque massimizzare il volume che fai, dovrai prendere dei tempi di recupero elevati, quindi dai 3 ai 5 minuti. Questo 3 quarti del volume con tempi di recupero di 3 ai 5 minuti. Il resto del volume, quindi l'un quarto che rimane, potrai fare un po' di allenamenti con dei tempi di recupero un pochino minori, quindi magari da 1 a 2 minuti e mezzo, nel rep range di 6 ripetizioni e più a set. Se tu invece ti vuoi concentrare soprattutto sull'ipertrofia muscolare, ti conviene che 3 quarti del volume totale che stai eseguendo avviene nel rep range di ipertrofia, quindi dalle 8 alle 12 ripetizioni. 3 quarti del volume quindi lo farai con dei carichi tra il 40 e il 70%, 8-12 ripetizioni a serie, con tempi di recupero da 1 minuto a 2 minuti e mezzo tra ogni serie. Poi un quarto del volume lo farai nel rep range di forza,
ovvero nelle ripetizioni 1 a 6, e questo lo fai semplicemente per abituare il tuo fisico a sollevare più carico, e questo ti aiuta poi a progredire più velocemente anche quando sei nel range di ipertrofia. E fare sempre parte di quel quarto del volume che non è rep range ipertrofico, fai un ottavo del volume nel rep range oltre i 12 ripetizioni, quindi da 12 a più ripetizioni per serie. Questo è il rep range dell'endurance. Immagina che sei, quando sei uno sprinter fai gli sprint, un maratoneta si allena a fare la corsa lunga, stessa cosa per i tuoi muscoli quando ti alleni a 12 o più ripetizioni. Quindi se vuoi fare ipertrofia, 3 quarti del volume nel rep range dalle 8 alle 12 ripetizioni con 1 minuto, 2 minuti e mezzo di recupero tra ogni serie, e un ottavo del volume nel rep range di forza, un ottavo del volume sopra le 12 ripetizioni. Questo è se voi volete allenarvi per forza o per ipertrofia. Ovviamente sono due obiettivi distinti, però sapete che a parità di volume crescerete ugualmente. Il fatto che allora per quale motivo ci alleniamo dalle 8 alle 12 ripetizioni se vogliamo che cresca il muscolo di più? Semplicemente perché è più efficiente se pensiamo al tempo, perché ovviamente se tu ti alleni con carichi molto elevati, 1 e 6 ripetizioni e basta, per arrivare a match a fare lo stesso volume che se fai 8-12 ripetizioni magari stai in palestra 3 ore. Quindi se il tuo obiettivo non è la forza, ti conviene allenarti nel rep range ipertrofia. Spero ti sia piaciuto questo video, ho provato a renderlo abbastanza chiaro. Qualsiasi cosa lasciami nei commenti, buttaci un like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e niente, se vuoi scrivimi in direct se vuoi un consiglio personale. Detto questo, ti ringrazio, noi ci vediamo nel prossimo video.